destra, andiamo a Marino. A Marino, si diverte con me, vicino a Roma, eccolo là, lo vedo collegato con noi, Alessandro Di Battista, direttorio del Movimento 5 Stelle. Buonasera Di Battista. Ma così, devi vederlo. Buonasera, mi sente? Pronto, pronto? Buonasera a lei Giannini, agli ospiti. Eccoci e a tutti qua. I telespettatori, buonasera. Allora, tre domande anche per lei. Allora, avete avuto un eccellente risultato su Roma che vi proietta già domenica prossima, forse alla vittoria finale. Siete in piena corsa anche a Torino, però per il resto diciamo il risultato del Movimento 5 Stelle non è stato così lusinghiero, no? Diciamo, siete al ballottaggio in 20 comuni, avete vinto mi pare a Carbonia, giusto? E avete eletto 4 sindaci al primo turno, però nell'insieme, insomma, alla fine, come dice Renzi, governate 17 comuni su 8.000. Non starete sopravvalutando un po' questo risultato elettorale? Mi sente? Pronto? Di Battista, mi sente? Ma in realtà siamo estremamente soddisfatti. Io lo dico molto chiaramente ai cittadini. Da un lato ci sono colossi, la sento, sto parlando, c'è un ritardo, quindi da un lato ci sono dei colossi appunto che rappresentati da tante liste, una insieme all'altra. Le avete viste, no? Le schede elettorali, sono delle lenzuola piene di liste, poi i futuri sindaci o del centrodestra o del centrosinistra dovranno sempre dare qualcosa in cambio appunto a queste liste civetta che lo sostengono. Da un'altra parte, Giannini, ci siamo soltanto noi, da soli, come unico simbolo, e siamo cresciuti moltissimo in queste elezioni amministrative, però a me il giochetto, avete fatto un bel risultato, un altro risultato, a me non mi interessa. Io vedo che si parla esclusivamente di questioni della politica, che parla della politica e che parla della politica, e mai dei problemi dei cittadini, mai delle periferie, mai della piccola e media impresa che è stata massacrata in questo paese, mai di Equitalia che ci massacra, mai dell'illegalità diffusa che è diventata quasi normalità. In questo paese quel che è normale diventa normale e quel che è anormale diventa normale. Noi siamo altro, non ci accostate alla Lega, non ci accostate alla sinistra, non facciamo atterrantamenti, perché oggi alcuni giornali di centrodestra dicono che siamo pericolosi stalinisti. Alcuni giornali di centro-sinistra dicono che c'è l'asse con la Lega. Non è così. Noi vogliamo soltanto acqua pubblica, trasporti pubblici. Ecco, però Di Battista, le posso fare una domanda? Sì, che i cittadini non siano costretti a scappare da questo paese e i pensionati non siano costretti... Ecco, però le faccio questa domanda. ...di questo paese. Abbiamo soluzioni. Le faccio questa domanda. Rispettate le nostre soluzioni. Sì. Questa è la forza del movimento. Ecco, però le faccio questa domanda. Voi dite, noi andiamo per conto nostro, però è un dato di fatto che domenica prossima c'è un turno di ballottaggio, voi avete dei voti in frigorifero in linea teorica, no? Tra l'altro su Roma Salvini ha già detto se io votassi a Roma voterei la Raggi. Allora voi che fate per esempio a Milano, stiamo qui con Parisi e Sala, esprimete qualche orientamento, restituite il favore al centrodestra oppure continuate a conservare questa vostra purezza che vi rende incontaminati e non compatibili con nessun'altra forza politica? Ma che sta di? Ma che sta di? Giannini, ma che ragionamento è? È una domanda, mi dia una risposta. Ma che appartengono a me i voti? No, ma in genere appartengono a me i voti. Voglio capire i voti se appartengono esclusivamente ai cittadini, che saranno liberi di scegliere quello che voglio. Giannini, ma che significa essere congelati? Basta! La prego, basta, basta! Basta, gli abitanti di Milano, coloro che hanno votato al primo turno, hanno votato al primo turno, il Movimento 5 Stelle valuteranno chi votare, così come i cittadini che hanno votato Meloni, hanno votato Marchini. Non siamo elettori, siamo cittadini, siamo italiani prima di essere elettori, Giannini. Questa è la logica del movimento e è questa che ci ha portato ad essere la seconda, forse la prima forza politica del paese e l'unica alternativa ad un governo di lobbisti, schiavo delle lobby e delle banche rappresentato dal presidente Matteo Renzi. Questo Perfetto. È un dato di fatto. Tutti contro Renzi. Ecco. Alla fine però l'impressione è un po' quella, no? Lo diceva adesso anche, lo dicevamo con Vittorio Sgarbi, alla fine quello che prevale è un'unione sacrée, tutti contro Renzi, l'unica cosa che conta è che tutti ci schieriamo contro Renzi, ma questo non è un modo forse diciamo un po' riduttivo di leggere anche
un voto come quello che ci sarà domenica prossima? Qual è la proposta? No, non l'ho capito qual è la proposta. Purtroppo c'è una lunga attesa. Bello però che questo è un vostro modo di leggerlo, noi chiaramente siamo contrari al governo Renzi perché certo. È Renzi che governa, se governasse Salvini faremmo opposizione a Salvini, ma è il Presidente del Consiglio, purtroppo oggi è Renzi, tra l'altro non eletto da nessuno, è il terzo Presidente non eletto da nessuno. Noi siamo vogliamo andare al governo del Paese, oggi per andare al governo del Paese devi far sì che Renzi possa cadere, questo è evidente, ecco. Però la lettura, noi siamo al ballottaggio in altre città contro il centrodestra, non è che facciamo apparentamenti con il centro-sinistra. Questo è il movimento. Ho capito. Senta, le faccio ancora un'ultima domanda, perché c'è stato l'altro ieri, mi pare, una polemica abbastanza forte tra il ministro delle riforme Maria Elena Boschi e la vostra candidata a Torino, la Appendino, no? Perché ci sono in ballo questi 250 milioni per la città della salute. E il ministro per le riforme ha detto, beh certo, se voi continuate a dire di no anche a quello, quei fondi li perderete. Siete il partito del no, perché sia a Torino la città della salute, a Roma le Olimpiadi piuttosto che lo stadio della Roma, il movimento si profila sempre solo per il no? Vorrei fare il cantante però. Allora... Vi do questa notizia, non siamo minima, siamo a per il sì a più asili nido, per il sì alla legalità e alla trasparenza del comune, per il sì al reddito di cittadinanza, per il sì al sostegno alle piccole e medie imprese che sosteniamo con i soldi dei nostri stipendi, per il sì all'acqua pubblica e non alla privatizzazione dei servizi essenziali, siamo per il sì al decoro urbano, siamo per il sì alla cultura, all'enogastronomia, siamo per il sì alla scuola pubblica, ai finanziamenti appunto per le piccole e medie imprese, siamo il movimento del sì. Se poi voi mi dite che dobbiamo avallare di progetti che sono appunto speculazione dei cittadini italiani, no. Lo stadio della Roma sì, si deve fare, non vogliamo che sia, diciamo, frutto e obiettivo di qualche speculatore, questo assolutamente no. Sulla città della salute, ma guardate che è un vile attacco ricattatorio del ministro Boschi che per paura di perdere le loro mangiatoie che sono stati comuni trattati come bancomat ricattano non il Movimento 5 Stelle ma il libero voto di cittadini italiani, come se quei 250 milioni appartenessero al PD, quelli sono soldi nostri, di tutti gli italiani, di chi vota Movimento, di chi non vota Movimento, provengono dalle tasse, siamo favorevoli al progetto della città della salute, non vogliamo poi che vi siano sperperi di denari evidentemente, occhio, lo dico agli italiani, tentano di spaventarvi, il sistema tenta di spaventarvi perché è terribilmente spaventato, perché qui hanno permesso l'entrata di mafia capitale, destra sinistra. Perché hanno paura della trasparenza negli appalti, hanno adesso... paura dell'acqua pubblica, hanno paura adesso... di un popolo informato, sovrano, che rifiuta i bonus ma che rivendica diritti. Per quello tentano di ricattare il popolo italiano e noi non ci facciamo ricattare. Va bene, grazie, ringrazio di